praticamente sfrattati dall'ex ospedale psichiatrico di Collemaggio, dove con delle strutture posticce avevano occupato i giardini di pertinenza del complesso di proprietà dell'ASL, qualche decina di persone aderenti ai comitati cittadini nati all'indomani del terremoto hanno preso possesso ieri all'Aquila dell'asilo comunale di Viale Duca degli Abruzzi, rivendicando spazi di aggregazione di cui oggi la città è certamente carente, ma di cui sostanzialmente non ha mai abbondato. La struttura, appena sfiorata dal sisma ma comunque tuttora inagibile, ha ospitato ieri pomeriggio la prima assemblea alla quale ha partecipato anche l'assessore comunale Stefania Pezzopane, bersaglio in queste ore di un fuoco incrociato non solo da parte delle opposizioni ma anche dei tanti commercianti, soprattutto che dopo 2 anni per ostacoli principalmente burocratici ancora non riesce a riprendere la propria attività in centro storico. Così, se da un lato c'è il risentimento di chi non vede di buon occhio azioni illegali come l'occupazione di uno stabile pubblico, dall'altro c'è l'opposizione di centrodestra che con Luigi D'Eramo invita le forze dell'ordine a sgomberare i locali e minaccia di denunciare tutti i per lo più giovani protagonisti del gesto, ma anche sindaco e amministrazione. Nell'atteggiamento di quest'ultima, infatti, molti leggono una eccessiva tolleranza. A ciò si aggiunga che i gruppi studenteschi e non che occupano la struttura non consentono l'accesso alle telecamere e che il comune, dicono i ben informati, sarebbe al lavoro per rilasciare un certificato di agibilità temporanea per consentire il prosieguo dell'occupazione.